Posso prendere il telefono del cliente finale, scaricare da Play Store o Apple Store Urmez Secure, faccio la registrazione come utente finale in Registrati, data conferma della registrazione tramite mail che arriva in posta elettronica, inserisco l'username e la password e faccio accedi. Inizialmente non avrò nessun sito, quindi aggiungi dispositivo, aggiungi sito, casa mare ad esempio, do la conferma, utilizza il QR code, scannerizzo il QR code della scheda di CP per il corretto funzionamento. Il JP4 deve essere aperto e io l'avevo tenuto aperto in fase di configurazione. Il codice master di fabbrica sono 4x1, l'app lo propone in automatico, continua, il tuo device configura connessione, vai alle impostazioni, mi connetto alla scheda U1068, a questo punto do continua e qui mi fa vedere il tipo di connessione. Posso farlo o in wifi, qui immetto la rete direttamente del cliente finale, la rete wifi e la password, e quindi l'interfaccia si connette direttamente al wifi del cliente finale, altrimenti come nel mio caso ho utilizzato una connessione LAN filare e quindi seleziono cavo LAN, indirizzo IP automatico mi sta bene, fine in basso. A questo punto continua, nome del dispositivo, allarme casa mare ad esempio, continua, ok, ora l'app va a leggere tutti i dispositivi, ok, sistema 1068, giorno, notte, quindi legge tutte le tre zone e i vari ingressi programmati. In basso a sinistra trovo aggiungi tutto e in basso a destra continua. Clicco su continua, attendo un attimo che vengano memorizzate le informazioni. Dispositivo aggiunto con successo, fine. E quindi mi propone l'app con casa al mare, con le tre zone e i vari ingressi. Posso attivare la singola zona oppure attivare tutto l'impianto. Una cosa da ricordarsi è, per disattivare da remoto devo andare o da tastiera o sull'app 1068.7 e abilitare la funzione disattiva da remoto, perché di default posso attivare l'impianto da remoto ma non disattivarlo, quindi eventualmente fare questa modifica. Se nell'impianto ho anche delle telecamere, posso andare ad aggiungere dispositivo, casa al mare, seleziono QR code, vado sui QR code del mio NVR, di fabbrica la password è 8x0, continua, NVR casa mare, continua, aggiungi tutto, i streaming video, continua, passo a destra e anche qui ho aggiunto con successo il dispositivo. Per eventualmente associare le telecamere alle zone o agli ingressi vado in alto sulla destra, impostazioni, associazioni telecamere, zona, posso associare a questa zona quest'altro streaming alla zona notte e quest'altro streaming alla zona dell'esterno. Nel momento in cui l'impianto va in allarme, l'app mi darà la notifica e mi apparirà direttamente la zona, l'ingresso è andato in allarme, ma soprattutto mi apparirà anche l'immagine che io ho messo
in associazione con quella zona. Grazie, buon divertimento.